capacità, non perfetta per carità, ma la capacità di costruire una conversazione pubblica tra attori politici che non si riduca al ruolo esondante dei partiti. I partiti ci sono negli Stati Uniti, ma non hanno nulla a che fare con il partito a cui siamo abituati in Italia. Ci ha interessato questo. Ci ha interessato, cioè, di quell'impianto liberale fatto di check and balance, ci ha attirato la capacità di costruire una conversazione pubblica più soli. Ci ha ispirato perché è un modello che vediamo meno relativamente diverso a quello italiano, che pure li ha i più soli, perché non ci sono solo i partiti. Certo che li abbiamo gli altri centri di potere che fanno pressione, e come? Ci occupiamo di antimafia e quindi lo sappiamo, sappiamo del ruolo delle mafie, sappiamo del ruolo delle massonerie, sappiamo del ruolo di certi trust di poteri industriali, sappiamo del ruolo della Chiesa Cattolica in questo paese, quindi per carità non ci sono solo i partiti e i cittadini inermi, come diceva Giovanni Falcone. Ci sono i partiti, ci sono altri centri di potere molto pesanti in questo paese, alcuni che operano nella legalità, alcuni che operano nella illegalità, spesse volte si stringono la mano e stanno a metà strada. Il problema è come diamo potere a chi normalmente non ha potere, pur lavorando, eccetera, eccetera, eccetera.